Grazie all'invito della Biblioteca della Toscana, oggi abbiamo l'opportunità di presentare i temi discussi nel testo Il tuo capo è un algoritmo, contro il lavoro disumano, edito da La Terza. Lo scopo di questo libro è fortemente divulgativo, non è un libro di diritto, ma è un libro che ragiona dei diritti nell'epoca digitale. È diviso in tre grandi capitoli. Il primo si concentra sull'automazione, sulle false promesse di un processo di sostituzione umana che tarda a realizzarsi proprio per dei limiti che possono essere rintracciati nel sistema regolatorio e dei contratti. Il secondo capitolo invece si occupa della cosiddetta gestione algoritmica della forza lavoro e indaga le implicazioni dell'introduzione di strumenti che servono appunto a organizzare, controllare, disciplinare i lavoratori, non solo nei comparti più innovativi del mercato del lavoro, ma ormai in ogni settore. Questa organizzazione fortemente digitalizzata è una delle eredità più significative di quella che abbiamo definito per molti anni la gig economy, in italiano la cosiddetta economia dei lavoretti, un modello organizzativo basato su un'infrastruttura digitale, la piattaforma, attraverso cui i lavoratori vengono ingaggiati e poi distribuiti per completare servizi di ogni tipo, dalle consegne, come ben sappiamo, ai trasporti, ma anche ad attività di natura intellettuale o quantomeno consulenziale. Il punto principale del testo è quello che l'innovazione è una promessa molto importante, fin troppo significativa per essere lasciata alle scelte della Silicon Valley. C'è bisogno, al contrario, di una leadership umana, come la definiamo noi, di un processo di discussione pubblica per stabilire come garantire una fruizione ampia dei benefici apportati dalle tecnologie. Per cui l'ultimo capitolo, le conclusioni, si concentrano proprio su un sistema di aggiustamenti, di strumenti legati alla contrattazione collettiva, alla flessibilità delle istituzioni giuslavoristiche già oggi esistenti, affinché appunto la tecnologia possa essere uno strumento a supporto della umanità e non viceversa. Grazie a voi per l'attenzione.